principalmente perché è un'opera relativa all'opera che è stata realizzata, non è realizzata da noi. Noi possiamo allora, dire... mettetevi d'accordo tra di voi, perché abbiamo chiuso in modo diverso. Allora chiuso per un sopra il nuovo. Esatto, per un sopra il nuovo. Nella complessità della cosa. Vogliamo che tre di voi vi chiediamo la cortesia, perché è un tema di sicurezza. Vedete, nella relazione entriamo dentro. No, per me il problema principale di vedere l'opera realizzata è sempre la stessa, quella di morire il mondo. Volete entrare in tre a vedere i temi? Signora, incominciamo a entrare. Non c'è problema, andiamo quindi noi entriamo se siamo tutti i punti che sono stati sottoposti. Entriamo, perché altrimenti non abbiamo autorizzazione. Allora, fate comitato, decidete che non volete trattare, che non volete ragionare. No, non vogliamo trattare per trattare la cultura. Ragazzi, ci sono. No, io sono disposta a dire quello che ho detto. Ok, lei capisce che interessa solo il problema della sicurezza, ma è un problema che interessa l'amministrazione, a noi interessa. Ma non mi interessa la sicurezza. Ci interessa anche ma un muro non fa sicurezza, L'opera che è stata realizzata. Ma che su muro è Berlino. Ritorniamo quando voi avrete individuato tre persone, come abbiamo concordato in fine di riunione, non tre persone, allora non abbiamo concordato, ci mancherebbe. Abbiamo detto, io do la disponibilità a vedere, venire. E vedere di valutare lo vogliamo fare? Affrontiamo lo tutto, vogliamo fare? Punti. Potete affrontare tutto quello che volete. Per me il tema è importante, adesso è la sicurezza. No, per me il tema è importante tutto. Quello che è secondo. Ci vediamo un'altra volta. Ma che deve essere tutto? No, non abbiamo più le porte, sono qui. Sì, sta dicendo che è la sicurezza. E pensare signora che lei è pagata, con i soldi nostri signora, e non è per niente obiettivo. Ma non c'è problema, è strafottente. Io sono contenta che ci sia Federica, sto dicendo il contrario, sono molto contenta che ci sia. Perfetto. Lei che vede una cosa del genere non è neanche obiettiva, immagini che cos'è lei. È solo una stipendiata da noi e viene contro di noi. Penso che sia chiaro, la proposta è di abbattere. Perché è una schifezza. Allora ragazzi, prendo atto del fatto, approfitto anch'io della stampa, l'amministrazione prende atto del fatto che la disponibilità dimostrata nella riunione negli uffici di Via Sonnino non è stata confermata oggi. No, quindi ci sta dicendo che vuole entrare solo per trattare. No, io voglio, scusi, io voglio entrare con una vostra delegazione. Appunto. Sì, ma noi entriamo solo esclusivamente se si tratta di tutto il punto. No, scusate, che non è stato condiviso da noi. Scusate. Avete una delegazione di tre persone per entrare perché entro mezz'ora gli uffici hanno un'altra attività. Sto dicendo, l'importante è che si. Avete una delegazione? Si accetta troppo. Allora, noi siamo fermi sulle sue posizioni di vedere solo esclusivamente i problemi della sicurezza relativa a un'opera che è stata realizzata da loro ma non è stata condivisa dai cittadini. Quindi il problema della sicurezza è un problema che riguarda solo esclusivamente l'amministrazione pubblica che ha realizzato quest'opera e non è un problema che devono affrontare i cittadini che non hanno mai gradito quest'opera. E tra l'altro problemi che non c'erano. Esattamente, problemi che sono stati creati in conseguenza all'opera, non sono certamente problemi che sono da attribuire ai cittadini. Come abbiamo preparato qui un comunicato stampa. La nostra posizione resta quella di buttare giù il muro. La nostra posizione è sempre quella, la precisiamo e la ribadiamo anche in questo comunicato, che è quella dell'abbattimento complessivo oppure anche una rimodulazione, ma che venga patteggiata, cioè in forma partecipata tra parrocchiani, parrocchia e cittadini. Siamo disponibili a un tavolo tecnico, siamo disponibili a portare il nostro architetto e rivedere l'opera anche per... I cittadini hanno chiesto di... Sì, i cittadini... Io posso fare una dichiarazione se volete. No vabbè, questa è la nostra posizione, poi... Noi non abbiamo messo la posizione ribadita dall'assessore invece è quella che si va avanti. No, la situazione è che questo lavoro non va toccato, per loro il problema che volevano affrontare oggi era solo e esclusivamente quella della sicurezza. Quindi i cittadini ci stanno suggerendo di
la richiesta è stata fatta quando ancora era un progetto, fresco noi di abbattimento il muro e si dovevano fermare invece da far autorizzare al comune, capisco? Noi abbiamo ribadito appunto l'abbattimento di questo muro perché metà della chiesa non si vede e poi per la sicurezza bisogna abbatterlo per la sicurezza, vogliamo la scalinata come tutte le altre chiese e di certo non abbellisce né la piazza né la città portando Caterina eccetera. Vogliamo questo e basta. La vogliamo anche la gradinata come tutte le chiese, la gradinata come tutte le chiese. E basta. Vogliamo solo questo, non vogliamo altro. Poi loro possono fare quello, le modifiche che vogliono. Questo è il recinto dentro il quale ci dobbiamo muovere e non è che decide l'assessore, ma decide l'amministrazione. Tra l'altro io ritengo che è molto prematuro dare un giudizio e una valutazione su questi lavori. Abbiamo visto. Mancano 40 cm di pavimentazione ancora. Quindi, cioè non si percepisce. Sollevare un po' prematuro. Poi se effettivamente 40, ci saranno degli angoli che possono prestarsi a un uso improprio, queste sono tutte valutazioni che di più avevamo anche già fatto con la Beniamino. Quindi c'è questa consapevolezza che dobbiamo stare attenti anche a eventuali angoli morti. Vediamo. Vediamo, ci mancherebbe altro. C'è la disponibilità a eventuali modifiche. No, non a modifiche. Magari qualche integrazione, ma modifiche dovrebbero essere modifiche, cioè qualunque modifica, bisogna andare avanti con i lavori perché la percezione che si ha oggi è assolutamente distorta perché è molto prematuro, siamo ancora all'inizio dei lavori, quindi dico almeno come giustamente è stato detto in consiglio, ci tengo molto a questo, ci hanno dato mandato per eseguire i lavori, poi eventualmente valutare e questo è importante. Poi se la disponibilità è quella, se avete visto, insomma, mi sembra che anche tra di loro si debbano un po' mettere d'accordo. Quindi i lavori continuano, a lavori conclusi poi si valuterà. Vediamo. Siamo ognuno di noi ha gli strumenti per monitorare lo stato dei lavori, poi della stampa, noi amministratori, la struttura tecnica, quindi tutti monitoriamo un lavoro che comunque è bene che si esegua.